Si accende la primavera nel centro storico di Modena e sono tante le iniziative organizzate da Modena Amore Mio nelle piazze e negli angoli più suggestivi della città. Sabato 22 aprile è stato il momento di Io Mutina, storia, teatro e racconti insieme, riportare in vita la Modena di un tempo. Io Mutina è stato un viaggio per le strade del centro storico nell'anno della ricorrenza della sua nascita, avvenuta 2200 anni fa, per riscoprire le vicende più insospettabili e sconosciute o riviverne alcune tra le più note. Ripercorrendo le strade della città di oggi, un cast di attori ha dato vita e voce ai grandi personaggi che hanno reso celebre Modena. Luoghi secolari del centro storico hanno visto così rievocare alcuni tra i fatti più efferati e noti dei secoli passati. Uno spettacolo itinerante prodotto da Crono Organizzazione Eventi in collaborazione con il Comune di Modena, Modena Amore Mio e Visit Modena. Ci riporta indietro innanzitutto dall'anno della fondazione del Duomo, dall'inizio del cantiere nel 1099, e ci fa attraversare le strade della nostra città, quelle più conosciute e anche quelle meno conosciute, e al tempo stesso ci racconta quella che era la storia, quella che è stata la storia di Modena, quindi dalla nascita del Duomo fino alla Modena capitale di Tassoni, Guicciardini anche, che è passato per Modena, passeggiando tra Piazza Grande, Piazza 20 Settembre, via Mondadora, via Scala, Arpa, quest'oggi, fino in via Gallucci. Noi l'abbiamo chiamata visita spettacolo perché in realtà siamo sempre dentro uno spettacolo. Quello che chiediamo al pubblico è di immaginare essere sulla Piazza Grande, ma quella che era la piazza del mercato di mille anni fa. Partiamo da lì e degli attori, appunto sei attori narratori, ci fanno fare questo piccolo viaggio nel tempo che riproporremo poi più avanti anche il 7 di maggio, il 24, il 27 e il 28 di maggio. E sempre sabato pomeriggio 22 aprile Modena Amore Mio ha portato in centro la comicità del Festival Cabaret Emergente. In attesa della finalissima del 23 maggio al Teatro Storchi sono stati due i protagonisti che hanno portato la loro simpatia in Piazza Pomposa, Giampiero Sterpi e l'imitatore Cristian Cappellone. Stiamo aspettando il festival, stiamo aspettando il 23 maggio, lo aspettiamo facendo divertire tutto questo pubblico che è arrivato grazie a Modena Amore Mio, a Maria Carafoli. Curreri e Zucchero, due grandi emiliani. Niente, abbiamo fatto questo ospitato oggi, lo siamo di qui. Gaetano, tu sei un cantante famosissimo, sei felice? Sì, sono felice, però sono un po' sfigato. Ma perché hai scritto dimmi che non vuoi mai morire? Non lo so, ma me l'ha fregata Patti. Ma hai scritto un senso, voglio trovare un senso. Me l'ha fregata Vasco. Ma no, dai, non te l'ha fregata, te l'ha cantata, dai. Me l'ha fregata, perché te ti ricordi di Vasco, mica ti ricordi di me. Nella finale del 23 maggio sarai giurato, sarai ospite, cioè con un tagliando lì tu vai a fare quattro cose. Ma Riccardo mi ha chiesto se posso essere lì la sera prima anche per pulire, per dare una pulitina, perché ci sono quelli delle pulizie che sono un po' in pochi, io vado anche il pomeriggio. La mattina diangio i vetri, perché c'è lo Storchi che è un po', ha preso la grandine anche dell'altra sera, c'è un po' tutto bicchietato. Nel primo pomeriggio credo che pulirò i camerini, poi dopo vediamo, faccio il giudice, forse faccio anche un po' di presentatore, quando Benini deve andare in bagno che c'è un po' di prostatite, io faccio anche il presentatore, non lo so cosa mi fa fare, all'ultimo momento mi dice tutto, una roba che non si può neanche sentire. Domenica mattina, 23 aprile, sono tornati i mercanti a Modena. C'erano infatti più di 40 bancarelli in Piazza Roma che per la prima volta ha ospitato un mercato di alta qualità. E c'era tantissima gente per rivivere l'atmosfera dei mercati di una volta. Scarpe, borse, vestiti, accessori per la casa. Aggirandosi fra le bancarelle si poteva trovare davvero di tutto. Questa mattina, godendo anche di una splendida mattinata, siamo qui nella cornice
ormai riconsegnata alla città, sempre più ricca di eventi, anche grazie alla preziosa collaborazione di Modena Amore Mio, che effettivamente è il partner con cui si riesce a costruire queste iniziative. Vediamo una piazza ricca di persone, una piazza che è sempre più al centro delle dinamiche del commercio di Modena Centro, e ovviamente oltre a beneficiarne gli stessi commercianti, è tutta la zona, sono tutti i commercianti anche qui intorno che possono trarne giovamento. Per me è un piacere essere in questa piazza, in Piazza Roma, che non c'ero mai stato, e vedere sto palazzone qua è una cosa spettacolare. Sono proprio contento di questo. Sì, molto orgogliosa di essere qui in centro a Modena e di aver partecipato a questo mercato un po' così, rivisto degli anni 30, gli anni 50. E mi fa molto piacere perché mia nonna ha iniziato proprio facendo i mercati in questo modo. È stupendo perché c'è il contatto diretto, tanti modenesi che vengono a dire la sua, è piacevole. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti anche quello che sta iniziando. Domenica 30 aprile alle ore 16.30 quattro bande della provincia di Modena inizieranno una suggestiva parata da Piazzale Basile D'Aleo, attraversando il cortile d'onore dell'Accademia Militare fino ad arrivare in centro storico. Alle 17 ciascuna banda inizierà il proprio concerto in una piazza del centro: Piazza Matteotti, Piazzale Muratori, Piazza Mazzini, Piazza 20 Settembre. Alle 18 poi tutte le bande si ritroveranno in Piazza Roma per un imperdibile concerto finale.